Benvenuti amici dello lo svapo. Oggi recensiamo queste. Vedete? Tense e Tense Max alla prova di svapo. Sì. Nella Tense Max troviamo nella scatola il cavetto Type C, ottimo, il manualetto di istruzioni, ottimo, e una ottimo resistenza di ricambio, ottimo, mentre nell'altra pipoletta troviamo solo questo, ottimo, manualetto e cavetto Type C. No, aspetta, e due anatre. E le anatre. Due anatre carine. Come sì, potete vedere, noi adesso amiamo le esterne. Le esterne. Sì, sì, con le anatre, però. Bene, quindi abbiamo test normale. Automatico. 580 mAh di batteria. E dentro abbiamo? E dentro abbiamo la sua poddina. Ma cosa vediamo che stiamo fumando? Cosa stiamo fumando? Canne, allora, lì droghe. Stiamo fumando Barry Queen. Barry Queen, ottimo. Barry Queen. Oh. A me piace il Barry Queen. Ottimo. Poddina. Poddina. A pressione, si ricarica a pressione, sì, metti dentro il cosino e ricarichi. Figata. E dobbiamo dire anche il discorso del... Sì, molto figo, perché puoi regolare l'aria con due buchini, cioè esatto, un buchino più piccolo e un buchino più grande. In base a come giri la pod, tu avrai la tirata più aperta o più chiusa. Esatto. Automatica. Automatissima. Zanzara. Che cazzo? Una libellula. C'è una libellula. C'è una libellula. Ti ho salvato la vita. Beh, a me del liquido in bocca è arrivato. Senti come si balla qua. A me del liquido in bocca è arrivato. Il liquido in bocca? Poi prova. Sì, sì, sì. Sono sicuro che c'era qualcosa in bocca, ma non capisco cos'era. Ragazzi, i gusti. Sì, vabbè, se c'è qualcosa in bocca e ti piace, esatto, prova. Cos'è? Anatra. C'era anche l'anatra. È vero, un po' di Billy. Un po' di Billy. È stata, quindi c'è qualcosa che non quadra. Ciao, amore. Sono arrivate anche le nostre amiche anatre. Ecco, due ospiti del canale. Non so se eccole vedono qua. Sono le due anatre. Altra cosa. Una si chiama Ana e l'altra. Una si chiama Anal. Anal. Vabbè, comunque quando tiri si accende un LED per la ricarica. No, perché ti dice verde c'è batteria, rosso indovinate, non c'è batteria, la buttate. È Type C, quindi si ricarica velocemente. Che dire, capacità della pod 2 ml. Costa poco. Quanto costa questa? Non diciamolo, però poco, veramente poco. Non ci hanno neanche pagato per fare recensione. Esatto, quindi, no, certo. Costa poco, molto aggressiva. Esatto. E questa la mettiamo via per il momento. La vogliamo vedere? Carina. Boh, no, nell'acqua, non si può buttare nell'inquinamento. Vabbè, però questa può è invece la sua... Può cadere sul pontile, può capitare. Nel pontile, questa non saldrò mai. Andate con l'amorosa al lago, sul pontile. Questa invece è praticamente figa rossa, con tutte le scrittine bella. Non è a depressione, ma c'è il pulsantino. 5 click e si spegne, 5 click e si accende. È un aio perché ha le resistenze. Qua si svita. Hai la regolazione dell'aria, la ricarica qua non avviene più attraverso una valvola. Questa è la copia spudorata della Spire, anche la prima aver fatto questo sistema era la Spire, quindi... Però diciamo che per come si presenta e per il fatto che 1100 mAh è la diretta concorrente della Smoke Nord. Esatto. Diciamo che arriva fino a 20 watt, potrebbe arrivare. Sì, era al massimo 0,3 mi sembra. 0,35, 0,6 e 1,6. Esatto. Questa monta le pod da 1,2 e basta. 1,2, mi pare solo 1,2. 1,2. Quindi qua puoi scegliere tira guancia, tira polmone, tira... regolazione dell'aria, tira gomme. Viva il furgone, ragazzi. Viva il furgone. Io arriverò col gippone, con le ruote alte così. Prima o poi. Anche questa è Type C. Sì. Quindi ottima, ricarica è robusta, veloce. Ricarica veloce, come svapa? Manualità top, adesso fammela sentire. Questa non piscia però. Non piscia? No. Questa è un po' appicciottata. Sì. Questa piscia, sì. Beh, comunque non è appicciottato, non è vero. Appicciottato? Non so, prova. Cioè, o ho la bocca piena di qualcosa che non so. Fai il tiro a guancia. Questo tiro... è più flevo. Prova a fare il tiro a guancia. Zero, non mi è arrivato niente. A me gli schizzetti in faccia non mi arrivano. Ma lui piace gli schizzetti in faccia, anche bisogna farci, niente.
Boh. Allora, coltura guancia, sai cos'è? È la condensa, fa molto, perché lei è molto potente, quindi fa condensa. Sì, ma poi c'è il tubetto lì dell'aria. Esatto, poi grande. Se tira polmone non arriva niente. Comunque è molto carina, carina, molto carina, bella. Diamo anche, anche come manualità io la trovo... No, è poi è ben costruita. Anche lei, giusto, solida, giusto peso. Giusto peso. Giusto questa peso. Pesa un po' di più. Quindi io, voto. Io do un bel a questa? 8? 8, io 8, sì sì. Secondo me siamo su 9, l'unica cosa che io ci farei è il cappuccetto, un cap. Perché il cappuccetto è importante. Perché le protezioni della vita, ragazzi, prima sono di tutto, importanti, prima di tutto. Molto importanti. Quindi secondo me è un 9, io non vedo particolari guarda, difetti. Sì. No, no, non lo puoi vedere. No, è finito. La TENS è max, è finita. Ma ti ho regalato anche la barca. No, cioè, guarda che bello. Poi la facciamo vedere la barca che mi hai regalato. È bellissima, no ragazzi. Ma no, perché è sempre carino con me, mi regala delle cose. Cazzo, per il compleanno mi ha regalato un giratubi, che cazzo era, non lo so. Cazzo, ma serve sempre un giratubi. Sì, serve sempre della vita. E quella? Questa la spegniamo o la mettiamo? Questa, sai che sono indeciso. Perché non so se è pisciotta o... Dico, secondo me quella, chi vuole, su cosa vuole competere. Però lei ha pulsante delle pressioni. Pulsante delle pressioni, però piccoline, pod... 580 la batteria è peggio questa, meglio questa... Non lo so, io le darei di un 6. No, secondo me è anche 7. È molto solida, mi piace l'idea che cambiando... Anche, no, ma è anche troppo pesante. Cioè, se devo no, fare... questa è più leggera. Se io devo fare... No, no, certamente. Però qua non puoi regolare l'aria. No, qua sì. Ma a meno che non tappi col pollo, ma l'aria è anche irrisorio il discorso, perché comunque è talmente piccola sta pod che anche fare il tiro arioso a flavor non serve. Quindi tu sei? Io gli do un 6. Per me è un 7. Se vi è piaciuto anche questo video in esterna, regalateci un ban, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e commentate sul canale degli altri scrivendo Zoppo Zoo. Mi raccomando, noi faremo anche il crash test di queste sigarette elettroniche, grande novità, faremo i video dedicati solo al crash test. Commentate se vi piace per questa scelta. Per gli appassionati, perché ci avete fatto tante richieste di fare solo crash test e quindi noi vogliamo fare. Quindi faremo le recensioni e separatamente il crash test. Noi vi vogliamo bene e dal lago di Viverone vi salutiamo. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Ma pod? Dove è andato? Nel lago. Ma veramente? Eh sì. No, mi dispiace, non volevo. Sì, proprio hai sentito plaf. Non volevo.